tutti, ben arrivati in un nuovo video dedicato alle letture che ho fatto durante il mese di febbraio. C'è stato qualche titolo che mi ha lasciato un po' così, qualcosa che mi è piaciuto veramente tanto, che proprio mi ha rapito nel magico mondo della lettura. Ci sono anche dei libri che vanno fuori da quello che è il mio genere, la mia comfort zone dei gialli, dei thriller, quindi in particolar modo ci sono due romanzi e diversi, ecco, da quelli che sono solita leggere io, quindi spero che vi faccia anche piacere sentirmi parlare di qualcosa di diverso. Nell'ultimo book haul che è uscito vi avevo accennato al fatto che avrei voluto leggere almeno un libro al mese che uscisse dalla mia comfort zone. Ovvio, questo non vuol dire che mi vado a leggere, esempio, un fantasy, che so già essere un genere che a me non piace, lo trovo molto distante da me, già anche tipo le serie, i film, eccetera, non mi aggradano tanto, quindi diciamo un romanzo un pochettino più classico, il classico romanzo e non il giallo, quindi almeno un libro al mese vorrei mettermelo come buon proposito. Qualcosina avete visto che ho comprato, in realtà al mese di marzo ho già in testa cosa voler leggere, ma vi lascio un po' così con la sorpresa. Ma iniziamo a parlare delle letture che sono state queste 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, esatto, questi 7 libri. Fatemi naturalmente sapere cosa state leggendo voi in questo momento o cosa avete letto voi nel mese di febbraio che vi ha particolarmente coinvolto e che vi sentite di consigliarmi caldamente di mettere in un wishlist. Quindi non lo so, ora ci troverò un hashtag simpatico da mettere qua sotto nei commenti e ditemi un titolo di un libro che devo assolutamente leggere nei mesi a venire, o che appunto state leggendo voi o che avete letto e vi è piaciuto. Direi che non mi soffermo oltre, ho già chiacchierato abbastanza, vi lascio alle mie personali recensioni sui libri letti questo mese. La prima lettura del mese di febbraio mi è piaciuta tantissimo. La spinta, lei è l'autrice. Questo libro me l'avevate consigliato alcuni di voi qua sotto in uno di questi video, anzi forse una di voi mi aveva detto che l'aveva finito di leggere, che le era piaciuto tantissimo. Avevo preso nota, mi sono detta appena lo trovo usato lo acchiappo e me lo leggo, e l'ho trovato usato appunto qualche settimana fa e l'ho messo in lettura giusto nei giorni scorsi. Il libro viene narrato dall'inizio alla fine in prima persona dalla protagonista, fondamentalmente, che è Blight. Blight è una donna il cui passato sia di sua mamma che in realtà delle generazioni precedenti a lei hanno avuto tutta una serie di difficoltà da un punto di vista, come posso dirvi, nel rapporto madre-figlia, cosa che ovviamente accadrà anche appunto alla protagonista di questo libro, la quale racconta inizialmente la sua storia andando a ritroso nel tempo. Troviamo delle parti relative al suo passato e al suo passato di quando era bambina e delle parti al passato di lei che racconta come ha conosciuto suo marito, come si è allargata la loro famiglia e come è, diciamo, evoluto il rapporto tra i due, e specialmente va a concentrarsi a un certo punto tra il rapporto che ha lei con sua figlia Violet. È un libro che vi rapisce. Leggere questo libro, probabilmente col fatto che è narrato in prima persona, vi sembra di stare lì a guardare proprio la protagonista che racconta, e quindi un po' come, non so come dire, come se fosse un film. Quello che sicuramente mi ha colpito maggiormente di questo libro è che, trattando principalmente un argomento distante da me, perché comunque parla principalmente di, diciamo sì, è un thriller, ma di genitorialità, come il rapporto madre-figlia non sempre sia tutto rose e fiori, come la maternità possa essere anche conflittuale, quindi qua ci sono un po' di questi temi
che vengono, secondo me, raccontati anche in una maniera interessante e allo stesso tempo, per chi magari è poco interessato all'argomento, non in maniera noiosa o morbosa. La cosa che mi ha colpito è il fatto che lei durante il corso del libro abbia più volte detto: io ho fatto questo, ho detto questo per accontentare chi avevo di fronte, perché si voleva sentir dire quella cosa lì. E questa cosa sicuramente va in un qualche modo a minare quello che è il rapporto poi tra suo con la figlia e suo con suo marito. Ovviamente avvengono un sacco di cose nel loro passato e alla fine del libro ovviamente un dubbio che lei ha, che l'attanaglia per tanti anni, troverà finalmente risposta. È un libro che veramente vi tiene incollati pagina dopo pagina, appunto primo perché è scritto in maniera molto, come posso dirvi, scorrevole. Ci sono dei dialoghi, però non in maniera eccessiva, è molto incalzante il ritmo, cioè, a volte leggete 30 pagine senza neanche sapere come avete fatto a leggere, tanto per cui l'ho finito in 2 giorni, e ho trovato che anche i personaggi, nonostante sia lei in prima persona a narrare la storia, abbiano comunque un loro carattere, delle loro sfaccettature, e che lei attraverso il suo racconto e ai suoi occhi ci trasmette proprio i caratteri più salienti, in questo caso naturalmente dei personaggi principali. Quindi questo libro qua mi sento di consigliarvelo, perché specialmente magari per chi si vuole avvicinare al thriller ma non vuole cose dove si va a indagare o altro, nasce più come una sorta di romanzo familiare con una sfumatura di thriller. Qua lo definisce una discesa negli abissi dell'animo di una donna con la suspense più raffinata e il ritmo di un thriller. Non potrei essere più d'accordo di così. Quindi questo qua assolutamente libro da 5 stelle, io ho dato 5 stelle, inizialmente gli stavo dando 4, poi mi sono detta sere, però è un libro diverso, è un libro che ti ha tenuto incollata, che comunque non ti ha deluso, 5 stelle. Licia Troisi, La luce delle stelle, questo libricino l'ho acquistato diverso tempo fa con il buono regalo che mi hanno regalato le mie colleghe, e in particolar modo questo libro non era tra i titoli, ecco, che io avrei acquistato in cassa, come già vi ho detto forse durante il book haul, la cassiera me ne ha parlato bene, me l'ha consigliato, mi sono detta ma sì, diamogli una possibilità. È ambientato all'interno di un osservatorio astronomico che non ho ben capito dove sia all'interno del libro localizzato. L'autrice ci dirà appunto esserselo inventato, cercando comunque di mantenere il più reale possibile alcune cose, ecco, presenti all'interno di un osservatorio, e i protagonisti appunto sono degli scienziati, e c'è un quello che poi è il protagonista, che è Gabriele, che è italiano, il quale appunto si, come posso dirvi, rapporta con gli altri colleghi che sono di nazionalità diverse. In realtà i rapporti tra i vari personaggi durante il libro sono secondo me molto piatti, nel senso che al di là di Gabriele, ecco, che poi fondamentalmente è quello che un po' movimenta la situazione, gli altri secondo me non viene dato a loro un certo carattere, un certo spessore. Di alcuni ne intuiamo un po' il carattere in base a quelle piccole cose che l'autrice ci dice. Comunque in principio diciamo che ovviamente succede, essendo un giallo, qualcosa all'interno di questo osservatorio a seguito di un blackout, e appunto si ritroveranno a dover indagare sul ritrovamento di questo corpo senza vita, e dato che il blackout ovviamente li ha isolati totalmente, devono cercare intanto tra loro di scoprire chi è il colpevole. E di tutto, questa è la trama. Allora, vi dico un po' quella che è la mia. È un libro corto perché siamo sulle 185 pagine e trovo che secondo me si poteva in un qualche modo
scrivere qualcosina in più, cioè sembra un po' buttato lì, specie sulla parte finale, perché l'ho trovato comunque tutto sommato carino, però un giallo molto basico, nel senso che molto prevedibile chi sia stato l'autore di tutto questo. Diciamo che all'inizio vi metto un po' la pulce nell'orecchio del dire ok, potrebbe essere così, e inizia comunque a darvi la voglia di andare avanti. Poi a un certo punto il libro è molto scontato, molto prevedibile, anche un po' piatto in alcuni punti. Trovo appunto che per essere il primo giallo dell'autrice, io non ho mai letto niente di suo, lei scrive fantasy solitamente, l'ho trovato molto, molto basico, ecco. Secondo me si poteva fare qualcosina in più o sviluppare meglio, ecco, la storia, perché sembra proprio che manchi un pezzo, un blocco. Forse avrei voluto che i personaggi venissero approfondati. Avrei voluto forse che i protagonisti venissero approfonditi un pochettino di più, che ci fosse, non so, un po' innescato il dubbio nel lettore su chi potesse aver fatto cosa, quindi renderlo meno prevedibile. Si può fare di meglio, però tutto sommato, per chi vuole avvicinarsi al genere giallo, non vuole un qualche cosa di eccessivamente cruento, vuole un qualcosa di scorrevole, magari di non necessariamente troppo lungo, dategli una possibilità, perché tutto sommato appunto è un libro carino. Sicuramente per chi è abituato a leggere dei gialli, questo per voi è acqua fresca, però per chi si vuole avvicinare alla lettura, cerca un qualche cosa di easy, basico e piccolino, potrebbe fare al caso vostro. La cameriera, questo libro l'ho trovato usato da libraccio qualche settimana fa e l'ho preso perché in realtà in tempi recenti è uscito la seconda indagine appunto della protagonista di questo libro e mi sono detta intanto partiamo dal primo e poi magari diamo una seconda possibilità, se lo troverò usato naturalmente, al secondo volume. Questa è la storia di Molly. Molly è una cameriera ai piani per quanto riguarda le pulizie in un rinomato hotel e il suo personaggio è caratterizzato proprio per essere una ragazza molto dolce ma molto molto ingenua, e il suo essere così ingenua viene messo come posso dirvi, in evidenza durante tutto il racconto. È proprio, come posso dirvi, nelle piccole cose, prende letteralmente quello che le viene detto, è facilmente, come posso dirvi, viene trattata un po' come se fosse una sorta di pupazzetto, ora non mi viene il termine, però per farvi capire che la sua ingenuità la porterà ovviamente a mettersi in situazioni poco carine, non di sua spontanea volontà, ma ci finirà in qualche modo. E il tutto appunto nasce dal fatto che lei va a pulire come ogni giorno una suite dove appunto alloggiano degli ospiti che vengono spesso nell'hotel, e troverà uno dei due coniugi senza vita, e ovviamente lei darà l'allarme, ma non si sa per quale motivo la polizia la ritiene la sospettata principale di questo reato, e qua non vi dico nient'altro. Allora, il libro tutto sommato devo dirvi essermi piaciuto, non andrei oltre le 3 stelle perché sono 7, 7 e mezzo, nel senso che la scrittura è molto scorrevole, vi viene la voglia di andare avanti, oddio, non in maniera proprio che dite oddio devo andare avanti, però una pagina veramente tira l'altra. Io l'ho letto nel giro di 2 giorni e mezzo e la cosa che mi è piaciuta è il fatto proprio che il suo personaggio, a differenza di tanti altri protagonisti di altri libri, viene proprio evidenziato questo suo lato caratteriale molto, molto ingenuo, molto da credulona, passatemi il termine. E la cosa che mi è piaciuta anche tanto è il fatto che venga analizzato il rapporto che lei aveva con la sua nonna rispetto a come l'ha cresciuta, ai valori che le ha trasmesso, al quanto la nonna abbia fatto parte
della sua vita e in quanto l'abbia influenzata nelle sue scelte. E questo è un aspetto che mi andava di sottolineare perché appunto si racconta tanto, ecco, di questa ragazza e si capisce anche il perché del suo modo di comportarsi. Ci sono alcuni colpi di scena che non vi aspettate, io in particolarmente uno sono rimasta tipo in che senso? Sono curiosa comunque di leggere il secondo libro, non mi ricordo il suo titolo, so che è uscito forse, non so se il mese scorso o il mese prima, alcuni di voi l'avevano proposto proprio come lettura per questo mese di gennaio, però purtroppo, cioè quando si parla di libri dove ci sono dei protagonisti che danno il via a una saga, secondo me leggere sempre il primo libro aiuta. Non tanto per capire la finalità della storia, ma perché spesso vengono fatti magari richiami a cose successe precedentemente, o comunque avete una definizione del personaggio già ben delineata e mancano dei pezzi. Io me ne sono accorta quando magari ho letto dei testi di altri autori e facevano riferimento a cose passate, di libri che io non avevo letto, e mi rendevo conto che mi mancavano sempre dei piccoli tassellini per capire appieno i protagonisti e il libro. Quindi, ad ogni modo, questo se lo addocchiate, magari usato, vi direi, prendetelo perché è molto, molto carino e trovo che appunto per chi magari non sia abituato ai thriller e ha bisogno di un qualche cosa di molto soft, posso fare a caso vostro. Omicidio in biblioteca. Questo libro lo volevo leggere in realtà già da tantissime settimane, se non mesi, in realtà quando è uscito, ma non lo trovavo mai usato. Questo libro poi me l'ha venduto la ragazza, ecco, con la quale mi scambio e vendo libri e quindi finalmente l'ho letto. La storia di Freddy. Freddy è una scrittrice, si trova all'interno di una biblioteca per iniziare a scrivere il suo libro e nel tavolo in cui lei è seduta ci sono due ragazzi e una ragazza, finché a un certo punto durante la loro giornata in biblioteca iniziano a sentire un urlo e si scoprirà poi che quest'urlo è riconducibile a un corpo senza vita che è stato trovato all'interno della biblioteca. Naturalmente, Freddy, da buona scrittrice, inizia a scrivere di questi tre ragazzi che siedono al tavolo con lei e con cui lei inizierà a fare amicizia. Quindi troviamo allo stesso tempo un mix di storia raccontata dall'autrice, un mix di libro che l'autrice scrive, dando dei soprannomi a queste tre figure. E c'è un espediente narrativo proprio all'interno del libro in cui una seconda persona, a fine di ogni capitolo, sempre uno scrittore, commenta i capitoli che l'autrice Anna, che sta scrivendo i capitoli, invia a questo Leo. Detto così, non si è capito una mazza, ma se leggerete il libro capirete quello che io intendo. E tutto via discorrendo, quindi ovviamente il libro un po' racconterà la risoluzione del caso in maniera diversa, ecco, rispetto ad altri libri. E non vado oltre. E quella che posso dirvi, essere stata la mia opinione personale, è che è un libro molto scorrevole da leggere. Inizialmente forse l'ho trovato un pochettino più lento. Il personaggio dello scrittore che commenta alla fine di ogni capitolo inizialmente è anche abbastanza, come posso dirvi, simpatico, diciamo così. Poi piano piano inizia a tirare fuori tutta una serie di cose strane, inizia ad avere anche un atteggiamento molto fastidioso, sia nei confronti dell'autrice, sia nei confronti di chi sta leggendo, e diciamo avrà anche un po' un suo ruolo all'interno proprio del racconto. La cosa che mi è dispiaciuta un po' riguardo a questo libro è il finale. Avrei voluto che la vicenda dell'autore che commenta i capitoli venisse trattata maggiormente e non buttata un po' lì così perché ci manca qualcosa. Ecco, secondo me si poteva incrementare qualche pagina in più, ma dare al finale un finale
degno del libro che è stato. Quindi è un libro che mi sento di consigliarvi, ecco, di leggere se siete curiosi, e, però ecco, il finale sappiate che insomma, vi lascia un po' così. Non ho provato dei sentimenti nei confronti dei protagonisti, tranne nei confronti di Marigold, che non è la protagonista ma è una dei tre all'interno di questa biblioteca. Che mi faceva venire le ansie, ecco, una persona così nella mia vita probabilmente mi metterebbe molta ansia, però fatemi sapere se l'avete letto, se vi trovate d'accordo con me. La lettrice della stanza 128, questo libro esce da quella che è la mia comfort zone, non sarà l'unico libro che vedrete totalmente diverso rispetto al mio genere. Vi avevo già forse un po' accennato che avrei voluto iniziare a leggere un qualche cosa di diverso ogni tanto, mantenendo il mio genere, ma cercare di ampliare un pochettino il, come posso dirvi, il mio affacciarmi al mondo della lettura. Questo libro l'ho preso su Libraccio, incuriosita dalla copertina in realtà. È la storia di una donna, Annalise, la quale durante una vacanza in un albergo trova all'interno di un comodino un manoscritto che legge, ovviamente incuriosita, lei amante dei libri, e non si dà pace perché non sa di chi sia questo manoscritto. Trova in fondo ad alcune pagine un indirizzo e decide di spedire al mittente questo manoscritto, e inizierà poi un rapporto epistolare tra i due per cercare di capire la storia di questo manoscritto che è stato perso dall'autore 30 anni prima. Quindi inizierà tutto un viaggio, talvolta anche fisico, di questa protagonista e della ricerca di come questo manoscritto è passato di mano in mano in questi 30 anni. Quindi la protagonista, con la complicità di alcuni amici e dell'autore, indagheranno scavando nel passato tutte le persone che hanno toccato con mano questo libro, fino ad arrivare a scoprire chi lo ha ritrovato per primo. Il libro è strutturato in una maniera narrativa completamente differente rispetto ai libri che sono solita leggere, perché avviene tutto tramite lettere. Quindi diciamo che non c'è un racconto lineare fatto di dialoghi, è uno stile narrativo in cui voi scoprite le cose attraverso le singole lettere che i protagonisti si inviano l'uno con l'altro. Quindi piano piano anche tutti i vari personaggi secondari vengono introdotti all'interno appunto del racconto con queste lettere, idem per quanto riguarda le loro storie personali. Ho trovato che questo sicuramente abbia reso la lettura più scorrevole e che vi invogliava ad andare avanti. È un libro veramente che si legge secondo me in poco tempo. Io la prima sera ho letto la prima ottantina di pagine, poi vuoi non vuoi l'ho alternato ad un altro libro, quindi ovviamente magari delle sere leggevo uno, delle sere leggevo l'altro, però è un libro che tutto sommato devo dirvi essermi piaciuto. Non è nulla di wow, però secondo me, ecco, una sufficienza piena, un 7, un 7 e mezzo, se lo merita, perché comunque mi ha tenuto compagnia, mi ha intrattenuto e mi sento di consigliarvelo se siete alla ricerca di un romanzo, magari anche da leggervi in giro, adesso che iniziano, forse si spera, le belle giornate, magari da leggersi al parco o in riva al mare, se magari avete anche voi la fortuna di vivere al mare, di andarvi a sedere 2 ore in spiaggia per leggere un po' di libro, sappiate che questo non è affatto male. Sono uscita dalla mia comfort zone leggendo questo libro, Mai stata meglio. L'autrice è Monica Hines, si leggerà così, chi lo sa, Serena e misteri dell'inglese. Comunque, questo libro l'ho preso incuriosita dalla pagina Elula, ve l'ho già segnalata e menzionata più volte, perché loro scelgono un libro del mese, fanno tutta una serie di approfondimento con l'autore o l'autrice
del libro del mese, ovviamente una piattaforma a pagamento, però avevo sentito parlare di questo libro, mi sono detta ma sì, proviamolo, leggiamo qualcosa di diverso, così recensisco anche magari un libro totalmente fuori da quello che è il mio stile e diamo un feedback. C'è da dire che io forse rispetto a questo libro sono partita con delle aspettative che ovviamente non sono state rispettate. È la storia di Maggie. Maggie è una ragazza di 29 anni, la quale dal giorno alla notte, praticamente dopo neanche 2 anni di matrimonio, divorzia con suo marito. E lei all'interno di questo libro racconta ovviamente all'inizio qualcosa su come si sono conosciuti, come si sono messi insieme lei e suo marito, ormai ex marito, e quello che ha portato alla fine del loro matrimonio. E il libro racconta tutto questo suo lungo anno, perché alla fine è tutto incentrato nel giro di un anno, come lei reagisce all'elaborazione di questa separazione. Mi aspettavo, e quindi ecco, è tutto il percorso di lei e i suoi amici, come le stanno vicino a lei, come reagisce e come non reagisce a questa situazione, sfociando anche in situazioni un po' così, cioè un po' surreali, per quella che ovviamente è il mio pensiero. E il libro è incentrato tutto su questo, fino ovviamente alla fine del racconto. Allora, quello che vi stavo dicendo ha un po' deluso le mie aspettative, perché io mi aspettavo che questo libro fosse un libro un pochettino più ironico, cioè avevo capito che fosse la storia di una donna che si ritrova a neanche 30 anni già divorziata, mentre magari tutti i suoi amici intorno iniziano a fidanzarsi, far figli, sposarsi, comprare casa, lei si ritrova di punto in bianco sola, quindi a dover ricostruire tutto quanto da zero con un'altra persona, perché poi nulla esclude che uno possa costruire da sé senza per forza avere qualcheduno al proprio fianco, cosa che però lei in realtà patisce molto, e questo lei lo esplicita diverse volte e fa vedere quello che è il suo modo di reagire alla rottura, che per ognuno ovviamente è diverso, non sto qui a giudicare nulla, però appunto mi aspettavo dal racconto che fosse un pochettino più ironico, come posso dirvi, meno pesantone. Ecco, io ho trovato nel libro talvolta alcuni passaggi molto pesanti, molto molto pesanti, e che ovviamente rendevano la lettura meno avvincente, meno coinvolgente, a tratti un po' lenta, specialmente le prime 100 pagine, di una lentezza incredibile. Infatti uno di voi me l'ha chiesto in direct su Instagram più o meno cosa ne stessi pensando fino a quel momento lì. Qualcheduna di voi me l'ha detto: ma Sere, lo sto leggendo anch'io, ho notato questo, lo stai notando anche tu, forse qua uno degli ultimi video che sono usciti. Ed effettivamente le prime 100 pagine sono uno scoglio incredibile, tanto è vero che mi sono detta mannaggia a me quando l'ho comprato, però mi sono detta voglio finirlo con i miei tempi, piano piano mi leggo un po' di pagine qua e là quando riesco. In realtà poi le ultime 120 pagine, scusatemi, le ho lette tutte in una sera, perché diciamo che poi la seconda metà del libro un po' volete vedere come va a finire, un po' ero stufa di avere sempre sto libro in lettura, e un po' la seconda parte è sicuramente un pochettino più scorrevole rispetto alle prime 100 pagine, perché diciamo iniziano a succedere tutta una serie di cose che un pochettino vi fanno venire la curiosità di dire ok, come va avanti, mentre all'inizio è proprio tutto un racconto di lei, come affronta quando inizia a scaricarsi l'app di Tinder, tutte queste cose qui. E quindi non mi sento di consigliarvelo come libro, perché non mi ha lasciato da dire un qualche cosa, la protagonista mi ha lasciato tutto sommato abbastanza indifferente, né simpatica né antipatica, e ovviamente viene comunque emerge il suo carattere, il suo modo di essere
e tutto il dolore che lei sente e il modo in cui lo esterna. Infatti Mai stata meglio, ovviamente, è un titolo un po' provocatorio e un po' ironico, no? Però non lo so, ci mancava qualcosina che lo rendesse un pochettino più frizzante e avvincente. Sono andata alla ricerca di qualche recensione online, in particolar modo su Goodreads, ma erano tutte in inglese e non c'è il tastino traduci, quindi sì, magari qualcosina capisco, però non, cioè, non lo parlo bene e quindi, cioè, giusto le cose basiche, quindi non riuscivo a capire. Però è un libro che in realtà è stato un po', da quello che ho capito, un po' amato, un po' odiato, forse un pochettino più odiato. Se l'avete letto, io ovviamente attendo un vostro feedback qua sotto. In definitiva, non mi sentirei di consigliarvelo. Ultimo libro letto durante il mese di febbraio. Questo libro mi ha veramente coinvolto pagina dopo pagina, tant'è vero che l'ho finito in 48 ore. E giuro, non scherzo, se vi dico che metà libro l'ho letto praticamente tutto in 2 ore. Perché io continuavo ad andare avanti, andare avanti, andare avanti, perché volevo sapere cosa caspita stava succedendo. Sto parlando della Visita, lui è l'autore e questo libro è il libro che è stato scelto per leggerlo insieme durante il mese di febbraio con il Sereninas Book Club su Instagram. Per chi non mi seguisse lì, vi invito a seguirmi. Ogni mese viene scelto un libro, a volte da voi, a volte direttamente da me, nel senso che magari ve lo propongo io, e questo libro poi verrà commentato insieme in un post o un reel, quindi al di sotto dei commenti. Io in descrizione vi scriverò quella che è la mia recensione, che naturalmente conterrà degli spoiler, insomma c'è un bel avviso proprio all'inizio, le prime due frasi dichiarano proprio la presenza di spoiler, sia nei commenti sia nella descrizione, dove possiamo liberamente parlare dicendo tutto, mentre invece qui in realtà vi faccio una recensione raccontandovi la storia e dicendovi un po' cosa mi è piaciuto e cosa no del libro, ma senza dirvi troppo, perché ovviamente uno se vi racconto tutta la storia, il libro non ha senso che ve lo andiate a comprare, ma non tanto a comprare quanto a leggere. Iniziamo appunto con quella che è la storia. È la storia di una donna che si chiama Lucy, la quale insieme al suo compagno Sam hanno ristrutturato una casa da lui ereditata, l'hanno rimessa a nuovo praticamente con le loro forze e l'hanno messa in vendita perché hanno deciso di trasferirsi fuori Londra. Naturalmente, come ogni casa in vendita, ci sono delle persone che vanno a vederla, vanno a visitarla. In particolar modo quel giorno lì deve andare il signor Donovan a visitare la casa, ma l'agente immobiliare che si occupa della visita avvisa appunto Lucy di essere in ritardo, quindi di non riuscire ad arrivare in orario per la visita di questo potenziale acquirente della sua casa, se intanto poteva iniziare lei a mostrargli la casa che lei sarebbe arrivata. E ovviamente Lucy, che è una persona diciamo da un passato un po' complicato, un po' ansiosa eccetera, si prende coraggio quando arriva questo signor Donovan e inizia a mostrarle la casa. Il libro, praticamente più di metà libro, si svolge con lei che mostra la casa a lui, lui che ovviamente fa delle domande, ecco, da possibile acquirente, quindi dal suo interessamento legato alla casa, e ci sono alcuni capitoli che in parallelo raccontano di quello che nel frattempo sta facendo Sam. Sam è uno psicologo. E quindi appunto da lì poi inizierà a prendere vita tutta la storia, che direi che fin qua vi ho detto già abbastanza. La cosa che vi dicevo mi è piaciuta di questo libro, al punto tale da avermi coinvolto, al punto tale da avermi veramente portato a leggere pagina dopo pagina senza rendermi conto di aver letto metà libro in una sera e metà il giorno dopo praticamente, è che i capitoli innanzitutto sono molto brevi, perché sono tra le 3-6 pagine, cioè un capitolo di 7 pagine ad esempio è già lungo, ma ce ne sono molto pochi. Inizialmente tutto molto alternato, quindi leggete una parte di Lucy, una parte di Sam, una parte di Lucy, capita ogni tanto due parti di Lucy, quindi questo sicuramente intanto vi invoglia la curiosità di vedere
cosa succede magari a Lucy nel frattempo e cosa succede a Sam nel frattempo quando state leggendo il capitolo dedicato all'altra persona. E vi lascia sempre con questa cosa di voler capire, sì, ma perché? Sì, ma perché questa persona chiede queste cose? Cosa vuole arrivare? E quindi c'è sempre questa curiosità di voler andare avanti, anche se poi appunto in realtà è veramente più un thriller psicologico, ecco, che un vero giallo. E la cosa che appunto mi è piaciuta tanto è proprio questo innescare il dubbio nel lettore del come andrà avanti, dove vuole andare a parare, ma perché sta facendo questo, perché sta dicendo questo. E mi è piaciuto tanto. Emerge ovviamente il tipo di carattere che ha Lucy. L'unico appunto che devo fare è che appunto nonostante la scrittura sia molto scorrevole, nonostante il libro mi abbia tenuto incollata dall'inizio alla fine, è il finale. Il finale l'ho trovato molto banale, nel senso che avevo un hype su questo libro che quando sono arrivata alla pagina finale forse mi aspettavo, non lo so, bah, quelle non quel finale che vi lascia a bocca aperta, però magari quella cosa che vi dica: ah, caspita, wow, non me l'aspettavo, o sì, aspettavo sicuramente un finale differente, però non voglio neanche giudicare un libro dal finale, perché spesso magari, come posso dirvi, ci sono dei finali che comunque sono belli, però il libro non mi ha appassionato, c'è qualcosa che non mi torna, e tante volte ci sono dei libri che mi appassionano e il finale mi lascia un po' così. C'è da dire che anche lì è tutto molto soggettivo, quindi il libro per me è un 4 stelle, nel senso che devo valutare poi il complesso della lettura e non tanto il finale, anche perché se uno dovesse valutare di ogni libro il finale, capite bene che ecco, cioè non se ne esce più. Però questo mi sentirei di consigliarvene la lettura se siete appunto amanti di questo genere di libri e che vi tengono incollati fino a che non capite cosa sta succedendo. Sono curiosa naturalmente poi quando arriverà il momento, il 10 di marzo, che arriverà la mia recensione scritta contenente gli spoiler, di confrontarmi con chi lo ha letto con me questo mese. Queste sono state naturalmente le mie personali recensioni, sono molto curiosa di sapere la vostra, se avete letto qualcheduno di questi libri, cosa ne pensate voi. Come sto facendo negli ultimi mesi, mi piacerebbe tirare fuori un libro, diciamo, dal mucchio di libri che vi ho mostrato, che vi consiglierei senza ombra di dubbio di mettere in wishlist o da acquistare subito. In realtà, se mi seguite nei vlog, io questo, quando l'ho finito, vi ho detto subito: non aspettate il video delle recensioni, perché questo libro è fantastico. Quindi la mia scelta su un libro che mi sento di dirvi leggetelo va sulla spinta, perché fra quelli letti questo mese è sicuramente quello che mi è piaciuto di più, di cui mi è piaciuto il finale, e quindi questo qua assolutissimamente consigliato. Naturalmente vi ringrazio se siete arrivati fino alla fine di questo video, ringrazio anche chi guarda questo video per sostegno, per supporto, mettendoselo in sottofondo, anche se è una tipologia di video che esce da quello che solito guardare, quindi grazie anche a voi. Noi ci vediamo domenica con il vlog. Ciao!